Inizia il cammino per la fusione e quindi la nascita della Grande Pescara. Sì, diciamo che la prima e la seconda commissione congiuntamente iniziano ad ascoltare i diretti interessati, i sindaci dei comuni interessati a questa ipotesi di fusione e naturalmente i componenti del comitato promotore, che sono il presidente della Camera di Commercio e il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo. Penso che sia una buona cosa e discutere tra l'altro di un argomento così attuale, soprattutto in corsa coi tempi, visto che si discute di macroregioni, di abolizione delle province, ma prima ancora, a mio giudizio, bisognerebbe parlare e discutere di fusione di comuni che hanno omogeneità territoriale, omogeneità di problematiche legate alle loro comunità locali. Io penso che sia un gesto di grande lungimiranza quello che si andrebbe a compiere. Certo, saranno ascoltati successivamente i cittadini per conoscere la loro opinione, ma poi dopo la Regione Abruzzo dovrà esprimersi.